Sapete qual è la disfunzione sessuale maschile più diffusa? Ebbene sì, proprio l'eiaculazione precoce. Pensate che affligge più di un uomo su quattro, eppure è quella meno diagnosticata. Questo per ovvi motivi. Ha un forte impatto sulla qualità di vita. Porta infatti a frustrazione, stress, ansia e problemi nella vita di coppia. Darne una definizione non è semplice. Da un punto di vista comportamentale si definisce precoce l'eiaculazione che avviene prima di raggiungere una soddisfazione completa nel rapporto sessuale per entrambi i soggetti della coppia. Ma come si manifesta questa disfunzione? Per fare diagnosi devono coesistere tre condizioni. La durata, quindi abbiamo detto che l'eiaculazione può avvenire sia prima della penetrazione che dopo la penetrazione, ma entro un tempo che porta a insoddisfazione. L'incapacità dell'uomo di controllare e quindi ritardare l'eiaculazione ed infine le conseguenze psicologiche, sia personali che sulla vita di coppia. Ma quali sono le cause? Principalmente si tratta di cause di tipo psicologico ed emotivo. Nei casi più rari abbiamo cause organiche, come per esempio problemi ormonali, una ipersensibilità dell'apparato genitale con formazioni particolari come il frenulo breve oppure infiammazioni come le prostatiti. Fate attenzione anche ad alcuni farmaci, droghe ed alcol. Ma passiamo ora alla domanda più importante: si può trattare? Spoiler, non esiste una risposta univoca a questa domanda, in quanto non esiste una terapia standard valida per tutti. Ma prima di parlare di questo, vogliamo sottolinearvi quanto l'approccio più funzionale sia la comunicazione, quindi comunicare, parlare sia con la partner che con uno specialista. Per quanto riguarda la terapia, abbiamo un approccio multidisciplinare, quindi da una parte un approccio cognitivo-comportamentale, utile per monitorare stress ed emozioni e soprattutto quelle sensazioni fisiche utili a controllare l'eiaculazione, perché sì, l'eiaculazione si può controllare e in questo senso è utile rivolgersi ad uno psicologo sessuologo. Abbiamo poi anche una terapia di tipo farmacologico, che però è ancora un po' discussa, principalmente perché l'efficacia è limitata alle ore successive all'assunzione. Ma mi raccomando, state lontani dai metodi fai da te, come per esempio la masturbazione precoito per aumentare poi la performance, oppure l'utilizzo di spray da banco o creme contenenti anestetici senza prescrizione medica. Per concludere, abbiamo capito quanto questa disfunzione sia complessa, ma l'unico modo per approcciarla in modo sereno è quello di comunicare e rivolgersi ad uno specialista che può cucirvi una terapia su misura.